la TV dei viaggi.it, la trasmissione di viaggi e turismo in onda su questa emittente. Nei nostri viaggi cerchiamo di raccontare storie, far vivere esperienze e comunicare emozioni. We bring the sunshine. Ben ritrovati, amici viaggiatori. Questa volta vi porteremo alla scoperta di un pezzo di Campania al confine con il Lazio. L'ingresso per i romani alla cosiddetta Campania Felix. Sessa Aurunca, una storia di quasi 3.000 anni, ricca di testimonianze ancora oggi straordinarie sul piano artistico, culturale, ambientale ed enogastronomico. A vederla da lontano, in certi pomeriggi estivi, quando la luce sfiora balze, torri, cupole maiolicate, mura di giallo tufo, Sessa Aurunca sembra una terra del mito, posta com'è tra il viola azzurro di monti lontani e lo sfolgorio dorato del Tirreno, mare omerico. Il nostro viaggio inizia dalla Porta Cappuccini. Edificata nel XV secolo e ricostruita nel 1750, essa è costituita da un arcone sostenuto da colonne sormontate da un timpano spezzato. Tra le testimonianze più maestose dell'architettura antica in Campania troviamo il Teatro Romano. Edificato in età augustea, è oggi il fiore all'occhiello della città. Nel periodo estivo ospita numerose manifestazioni, in particolare spettacoli musicali e teatrali. Adiacente al teatro troviamo il Criptoportico, databile al I secolo a.C. I corridoi sono divisi in due navate con volte a botte. Varie sono le iscrizioni sulle pareti che rievocano vicende di vita quotidiana. Proseguendo il cammino, incontriamo il Castello Ducale. Fu costruito dai Longobardi intorno al X secolo sul sito dell'antica area romana, ancora oggi visibile. Completamente restaurato tra il 2005 e il 2011, si può ammirare tra l'altro al suo interno il Museo Civico. Nel Museo Civico sono esposti reperti e statue rinvenuti negli scavi del Teatro Romano e restaurati. Degna di nota è la Matidia Minore. La particolarità della scultura è data dall'uso di marmi diversi. Da Piazza Castello si accede al Salone dei Quadri, dove sono custodite due tele di Luigi Toro risalenti al XIX secolo. Al centro della città, nei pressi del castello e della piazza centrale, troviamo la chiesa dell'Annunziata, che negli anni ha conservato la pianta rinascimentale a croce greca. La grandiosa facciata, divisa in due ordini, è sormontata all'estremità superiore da un timpano triangolare e due torri campanarie laterali con cupola a pagoda.
Alle spalle del complesso svetta la cupola maiolicata. Camminando nella città ci si imbatte anche nella Fontana dell'Ercole. Il gruppo marmoreo rappresentante Ercole che strozza un leone fu realizzato tra il 1824 e il 1825 dallo scultore casertano Angelo Solari per solennizzare il completamento dell'acquedotto pubblico che conduceva l'acqua in città. Suggestiva la visita delle stradine del centro storico, dove si possono facilmente incontrare tracce stratificate lasciate da una storia quasi trimillenaria. Nel quartiere medievale è possibile ammirare conventi, torri, colonne, epigrafi incastrate in un muro, palazzi nobiliari e portali durazzeschi o catalani. Tra le varie costruzioni, degno di nota è il Palazzo Vanvitelliano, che ora ospita il Convitto Nazionale intitolato al filosofo sessano Agostino Nifo. Uno dei monumenti più significativi del Medioevo meridionale è la Basilica Cattedrale, intitolata ai Santi Pietro e Paolo. Costruita tra il 1103 e il 1113, è un esempio di architettura romanica in cui sono armonicamente fusi influssi normanni, arabi, bizantini, cassinesi e pugliesi. Grande attenzione meritano all'interno le geometrie del mosaico pavimentale, restaurato nel 2010, e le decorazioni scultoree. Lambone, eretto tra il 1224 e il 1259, colpisce per la magnifica decorazione musiva policroma, le cui colonnine poggiano su quattro leoni e due leopardi marmorei, mentre i capitelli riproducono figure femminili, maschili e animali fantastici e sorreggono la cassa del pulpito costituita da lastre mosaicate. Prima del presbiterio c'è la cripta, il cui ambiente rettangolare corrisponde all'ambiente della basilica superiore. Di notevole rilievo sono le volte a crociera, le colonne, lo splendido pavimento maiolicato. Un'altra meraviglia da visitare è la chiesa San Giovanni a Piazza, risalente al XIV secolo e ora in veste barocca. La facciata si caratterizza per i suoi due campanili. In quello di sinistra è inserito un orologio, in quello di destra c'è il busto del sacerdote Marco Romano, benefattore della città. All'interno l'altare maggiore si presenta in marmi policromi. Nella parte sinistra c'è un altro altare che raccoglie l'affresco con San Giovanni e Santa Caterina di Alessandria. Altro monumento degno di nota è il sedile di San Matteo. La facciata in stile neogotico è occupata da un arcone che poggia su colonne. All'interno ci sono varie decorazioni e lungo le pareti un sedile in pietra che probabilmente serviva per le riunioni della nobiltà sessana. Rilevante anche il chiostro di San Domenico, edificato dai frati domenicani nel 1425, ristrutturato e ritornato in tutta la sua bellezza nel 2011 insieme agli affreschi riguardanti la vita del santo.
sul lato nord della piazza Tiberio si notano delle pareti in opera laterizia che lasciano immaginare la preesistenza di un edificio antico. Questi si sviluppava anche ad un livello inferiore. Il piano inferiore è costituito da due ambienti voltati, di cui il secondo ha tre absidi. Gli studiosi hanno identificato gli ambienti come un erarium, tesoro, e tabularium, archivio, anche per la presenza di porte massicce e l'assenza di intonaco sulle pareti. Altro monumento degno di nota è la chiesa di San Carlo Borromeo. Dall'altare maggiore si accede alla cripta, ove un pavimento ben conservato raffigura una gran rosa dei venti. Sul lato sinistro la saletta funeraria con 12 nicchie. Qui erano legati i cadaveri lasciati a decomporre secondo la tecnica dello scolo. Ma tutto questo lo vedremo nella prossima puntata. Sun.